Finalmente anche gli americani hanno il loro Mein Kampf. Si chiama Strategy of Denial e spiega in modo piuttosto esplicito perché per difendere i propri interessi strategici gli USA non hanno grosse alternative a dichiarare una guerra totale al resto del pianeta. Sfogliandolo, come per il Mein Kampf, sembra di essere di fronte a uno dei tanti deliri di qualche pazzo maniaco. Peccato che, come per il Mein Kampf, siamo di fronte invece a gente che coi propositi deliranti ha anche gli strumenti per metterli in campo. L'autore, infatti, è l'ultimo erede di una delle più influenti dinastie statunitensi, Elbridge Colby. Il nonno era William Colby, regista di tutte le cospirazioni anticomuniste americane in Italia durante gli anni 50, responsabile della CIA a Saigon durante tutta la guerra, e poi capo assoluto della CIA gli ultimi anni di Nixon. Negli stessi anni il padre, Jonathan Colby, veniva chiamato da Kissinger a far parte dello staff del Consiglio Nazionale della Sicurezza, il principale organo consultivo della presidenza USA in materia di sicurezza e politica estera. Il giovane Elbridge, invece, si è dovuto accontentare di guidare il gruppo di lavoro che, sotto la mano sapiente di parrucchino Trump, ha emanato nel 2018 la nuova strategia di difesa nazionale, considerata la più significativa rivoluzione strategica degli USA degli ultimi decenni. Il testo, pubblicato novembre scorso, è subito diventato il libro più influente tra i piani alti del Pentagono. Secondo Colby, lo scopo principale della strategia americana è garantire agli americani sicurezza, libertà e prosperità. E per farlo, ha bisogno di mantenere la sua egemonia globale, che significa essere lo stato più potente in ogni ambito, ovunque. Ed essere più potente, secondo Colby, significa prima di tutto essere in grado di uccidere. Dice proprio così: ci sono anche altre forme di influenza, ma sono tutte secondarie rispetto alla capacità di uccidere. La forza fisica, che in ultima istanza si traduce nella capacità di uccidere, è la principale leva coercitiva esistente. Secondo Colby, solo chi ha il potere di annientare l'altro può in qualsiasi momento permettersi un'escalation e quindi imporre la sua volontà. Ed è per questo che gli USA, per proteggere i loro interessi, devono concentrarsi sull'uso della forza fisica. E questo riguarda in particolare, come la chiama lui, la minaccia cinese. Secondo Colby, infatti, il problema è che la Cina si sta sviluppando a tal punto che gli USA un giorno potrebbero non essere più in grado di rappresentare una minaccia realistica alla sua sopravvivenza. Gli USA, allora, devono ristabilire la loro capacità di distruggere la Cina. Per farlo, devono appaltare la guerra alla Russia, ai paesi europei e concentrarsi sul l'Indo-Pacifico e provocare la Cina su Taiwan, come è stata provocata la Russia in Ucraina. Come per l'Ucraina, inoltre, anche a Taiwan è importante concentrarsi sulla difesa delle installazioni militari. In questo modo si obbligherebbe la Cina ad attaccare obiettivi civili, in modo da mostrare a tutto il mondo il vero volto della tirannide cinese e scatenare così la reazione indignata di mezzo mondo, con tanto di editoriali di Gamellini e post di Saviano. Come in Ucraina, insomma, gli USA eroicamente sono pronti a sacrificare fino all'ultimo taiwanese. Se invece tu non ambisci al martirio né tuo né di qualche altro povero disgraziato a giro per il mondo, ricordati di spengere la TV e di accendere Ottolina. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.